Or siamo fermi, abbiamo in faccia Urbino Ventoso, ognuno lancia da una balza la sua cometa per il ciel turchino. Siamo qui nella sede operativa di Hong Kong, vincitore in carica, quindi una responsabilità sicuramente importante. Come ci si approccia a questa festa? Insomma, dai, noi siamo carichi, quest'anno cerchiamo di fare il bis, abbiamo delle new entry, perciò dai, siamo pronti, operativi, anche se quest'anno abbiamo iniziato un po' tardi. Abbiamo fatto la locanda perché avevamo bisogno un po' di soldi, anche perché quest'anno dobbiamo fare la riconsegna e dar da mangiare, si prevedono 600 o 700 persone, quindi non lo so, adesso vedremo come fare. Abbiamo diverse donne che insomma si impegneranno a cucinare e vedremo di fare il massimo. Sono tanti i premi a cui si ambisce, c'è l'aquilone di bellezza, l'aquilone tridimensionale, l'aquilone più grande, più piccolo, oltre al premio generale. Ci sarebbe un premio a cui piacerebbe arrivare? Ma noi pensiamo di fare il triplete quest'anno, aquilone in lontananza, aquilone di bellezza e aquilone piano. Triplete! Come contrada vincitrice uscente, che magari si riconfermerà chi lo sa, però c'è una proposta per un nuovo premio. Sì, vorremmo istituire il premio di MILF Cometa. Quindi lo diciamo alla giuria per sì. Il prossimo, se non questa edizione, per sì. La 70ª. Chiaramente, per animare un pochettino la festa, sì. Il maschile sarebbe BILF, non so, quello possiamo non farlo? Non lo so, basto io per quello, non c'è problema. La festa della riconsegna del premio è tanto attesa, tanto il lavoro, non solo per fare gli aquiloni ma anche per regalare una serata speciale. Assolutamente, perché per noi non è solo la festa della nostra contrada, ma bensì offrire a tutta la città, a tutte le contrade, una bella serata e riconvivere un pochino anche tutto l'energia che abbiamo vissuto l'anno scorso quando abbiamo alzato appunto il trofeo, e quindi questo lo vorremmo insomma condividere di nuovo con le altre contrade. E insomma non vediamo l'ora, anche noi ce la metteremo tutta per poter offrire una serata bellissima, spensierata e danzante soprattutto, perché per noi è una grande festa per la città, per tutta la città, oltre che per le contrade amiche e collaboratrici amiche. Insomma sì, sì. E forza Hong Kong, e speriamo veramente che dai, sia una bella serata che insomma regaleremo alla città di Urbino. Siamo carichi, numerosi, i ragazzini ci sono, new entry ci sono, e niente, sempre forza Hong Kong! Nell'edizione passata avete vinto il premio Pascoli, avete fatto l'aquilone meglio decorato, quest'anno avete già qualche idea, ma senza svelarla troppo? Cioè, bisogna restare segreti. Però qualcosa c'è come idea? Sì, sì. L'anno scorso eri lanciatissimo, eri proprio preso dalla festa, quest'anno come arriverai ai giorni della festa? Molto carico, speriamo di vincere, si rispera di vincere e come va?